derivante da riti purificatori e propiziatori, diffusi fin dall'epoca precristiana, accendere dei fuochi per ringraziarsi le divinità e bruciare un fantoccio rappresentante il passato, rimane un rituale nella vigilia dell'Epifania che ancora oggi simboleggia speranza e forza di lasciarsi alle spalle il vecchio, interpretando la direzione del fumo e delle faville per presagire il futuro. A Moriago della Battaglia, nell'Isola dei Morti, oltre a tradizione si è voluto fare di più, unendo il pane e vin al ricordo degli eventi della Grande Guerra, accaduti 100 anni fa. A differenza degli altri anni, parlo dei primi 16 anni, il Consorzio Pro Loco, la Pro Loco di Moriago e il Comune di Moriago hanno voluto organizzare una serata diversa dalle precedenti, in cui ci sarà sempre la tradizionale benedizione del fuoco alle ore 18, ma prima, dalle 17, ci sarà una rievocazione storica che parlerà del profugato. Tornando indietro di 100 anni, dal mese di ottobre-novembre del 17, i nostri territori sono stati occupati dagli austriaci, tedeschi prima e austriaci dopo. E i nostri territori hanno sofferto, le popolazioni hanno sofferto la fame e sono andate profughe verso i paesi del Friuli, per esempio Mosnigo è andata a Tarso, i popoli di Mosnigo sono andati a Tarso, quindi vogliamo rievocare quello che è stato la situazione di 100 anni fa nei nostri territori, quindi l'occupazione austriaca e quello che erano le condizioni di vita dei nostri concittadini attraverso questa rappresentazione. La cantiamo con orgoglio. Le ferree regole di quest'anno e alcune polemiche non fermano una tradizione secolare che continua a riscuotere successo ed apprezzamento da parte di grandi e piccini. Io sono del parere che le regole vanno ovviamente rispettate, bisogna tener conto però che ci sono anche le tradizioni, allora l'amministrazione comunale di Moriago, ma come quelle che hanno condiviso questa serata, sicuramente sono concordi nel portare avanti questa tradizione facendo molta attenzione a quelle che sono le regole, facendo attenzione a quello che si brucia, ma su questo il consorzio detta delle regole molto ferree e quindi ci sentiamo noi amministratori tutelati nel autorizzare queste manifestazioni, quindi per noi il pane e vino andrà avanti ancora per tanti anni.